Il libro Un mondo misto di Angelo Scola tocca temi che sono quotidianamente nei pensieri di tutti e sulle prime pagine dei giornali, temi che infiammano l'opinione pubblica, che scatenano polemiche durissime. Ogni giorno si litiga dal bar al Parlamento sul tema dell'immigrazione. Ecco. Io chiederei innanzitutto a Carlotta Sami, che forse è la persona che ha più il quadro della situazione dal punto di vista anche numerico, di quello che sta succedendo. Nel libro del Cardinale Scola ci sono dei numeri, si dice che il numero dei migranti ha continuato a crescere passando dai 173 milioni del 2000 ai 244 milioni del 2015. Oggi Frontex ha dato un dato che riguarda gli sbarchi del mese di ottobre, che è stato, nonostante il freddo, nonostante le condizioni meteorologiche, un mese record per il numero di sbarchi sulle coste italiane, e parlava di 27.000, mi pare, migranti arrivati. Io vorrei chiedere a Carlotta Sami se ci può aggiornare su quello che sta effettivamente accadendo sulle frontiere europee. E che cosa succederà nei prossimi mesi? Che cosa ci dobbiamo aspettare che succeda ancora? Intanto, buonasera e grazie. Sono sempre molto felice di trovare un pubblico disposto ad ascoltare di questi temi in prima persona, non solamente a distanza attraverso magari internet o solamente i giornali. Quindi grazie di essere qua. I numeri riflettono delle persone. Lei citava dei numeri che riguardano l'immigrazione. L'immigrazione nel mondo è sempre esistita e cresce secondo una crescita più o meno strutturale, perché in quei numeri che lei citava si parla di immigrazione economica, che più o meno è strutturale. Infatti abbiamo visto una crescita sui 15 anni che riflette anche la crescita demografica di alcuni paesi, in particolare i paesi africani, e il fatto che in questi paesi non ci sia un'eguale crescita economica o comunque un'eguale crescita dell'eguaglianza nella distribuzione delle risorse. Quello che però ci preoccupa di più e che in quei numeri non è incluso è invece la crescita esponenziale che abbiamo avuto dal 2010 a oggi della migrazione forzata, cioè di coloro che non sono in quella statistica, ma di coloro che non migrano per ragioni economiche, ma che sono costretti a scappare, e che oramai sono 65,3 milioni. Questo numero noi non l'abbiamo mai avuto in tale entità, neanche quando ci fu la Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo noi lo continuiamo a dire, si è raggiunto l'anno scorso e probabilmente quest'anno, 2016, verrà ulteriormente superato. Sono statistiche che spaventano, spaventano ancora di più, perché si vanno a sovrapporre sulle ragioni di quel primo numero, di quella prima statistica che lei dava. Perché di questi 65,3 milioni, l'86%, quindi i tre quarti, non vivono in Italia o in Germania o in Svezia o in Europa o negli Stati Uniti, ma nei paesi più poveri. Sono nei paesi, in 8 paesi. E di questi paesi nessuno è un paese in crescita, tranne la Turchia, che comunque ha dei grossi problemi. Non è certo un paese equiparabile alla Germania o agli Stati Uniti. La Turchia al momento è il paese che al momento ospita più rifugiati al mondo, circa 3 milioni, forse anche un pochino di più. Sono prevalentemente rifugiati siriani, confina con la Siria, ma ci sono anche paesi molto più poveri come il Kenya, l'Etiopia, il Sud Sudan, dove ero 2 settimane fa, che fra sfollati e rifugiati ospita 1,5 milioni di persone. Il Luganda è un paese che solo nel mese di luglio, noi parliamo di 20.000 persone nel mese di 27.000 persone nel mese di ottobre. Bene, in Uganda, nel mese di luglio, paese che non figura fra le grandi potenze mondiali dal punto di vista economico, sono arrivate 150.000 rifugiati dal vicino Sud Sudan. Ecco, questo ci deve preoccupare, perché ci si concentra molto con una sorta di egocentrismo europeo su quello che l'Europa può fare e quello che non può fare. Ecco, l'Europa sarebbe bene che non si concentrasse così tanto solo sulla questione emergenziale che riguarda se stessa, ma avesse un po' lo sguardo un po' più lontano. Perché se non si aiutano quei paesi che ospitano per primi i rifugiati, è chiaro che i rifugiati, guardate, sono persone proprio come noi, vogliono uno stato efficiente, un ospedale e una scuola per i propri figli. Se questo non si dà,
o se l'insicurezza continua, proveranno con tutte le forze che, grazie a Dio, l'essere umano ha per migliorare la propria condizione e magari mandare i propri figli da soli altrove. Allora l'Europa dovrebbe riuscire a intervenire in questi paesi e a sostenerli. Poi a livello europeo, sì, in questo momento stanno arrivando persone, soprattutto in Italia, perché in Grecia, con l'accordo fra Grecia e Turchia, sostanzialmente quella rotta, come diciamo noi in un modo brutto, ma si è congelata, e quindi arrivano in Italia, arrivano appunto prevalentemente persone dall'Africa, da paesi africani, che per un 35-40% sono richiedenti asilo, in altri casi sono richiedenti asilo ma otterranno molto probabilmente, a meno che non ci siano condizioni particolari, perché l'asilo è una condizione soggettiva, non è dato dalla nazionalità, ricordiamocelo, però è difficile che ottengano l'asilo. Allora questo apre un'altra questione. Per noi il modo per ridurre il numero dei morti in mare è, oggi tragicamente segniamo i 4.621 morti in mare solamente nel 2016, oggi sentivo questi numeri alla radio mentre arrivavo in taxi, dicevano oggi c'è stato l'ennesimo bombardamento su Aleppo, 25 morti, oggi c'è stato l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo, altri 96 dispersi e 9 cadaveri ritrovati. Quindi purtroppo queste situazioni sono anche molto vicine a noi. L'unico modo per riuscire a contenere tutto questo è, ripeto, sostenere quei paesi e poi aprire delle vie sicure e legali. Perché rispetto al passato, quando si migrava o si scappava, sì, c'erano i trafficanti anche 50-70 anni fa, quelli di adesso sono molto più crudeli, e chi vuole scappare, chi vuole fuggire, non ha nessun modo legale per farlo. Diventa immediatamente un illegale, un irregolare. Questo è drammatico. Quindi occorre aprire delle vie legali, cioè dei modi che già esistono. Tutti gli stati lo sanno che esistono. Gli Stati Uniti ogni anno accolgono così 80.000 persone. Noi abbiamo chiesto che siano a livello mondiale almeno 300.000 le persone accolte in questo modo. È un modo sicuro in cui si identificano le persone che sono più bisognose, più vulnerabili. Si identificano le persone malate, le persone che hanno, insomma, e arrivano in aereo. L'altro modo però è importante, intervenire sull'immigrazione economica. L'essere umano continuerà a muoversi per ragioni economiche, allora bisogna andare a incidere sulla regolamentazione del lavoro, dei contratti e via discorrendo. Quindi non è certo una ricetta semplice, e poi c'è tutta la questione dell'integrazione che è, come dire, il domani mattina, è il domani mattina, e che richiede anche lì ancora tutta una riflessione, un'analisi e una progettazione proprio sociale che in questo momento non si sta assolutamente facendo. Però ci sono paesi che lo stanno facendo, quindi sarebbe le risorse in realtà, soprattutto mentali, ci sono, la volontà politica talvolta no. Grazie. Grazie Carlotta Sani. Ecco, invece al professor Moavero volevo fare delle domande, ecco, sul ruolo dell'Europa in questo contesto, e partendo anche da delle proposte che il Cardinale ha fatto negli ultimi mesi e che ribadisce in questo libro. Il Cardinale si è chiesto se in questo panorama così frastagliato l'Europa sarà capace di fare sintesi, e ha più volte parlato di questo piano Marshall che sarebbe utile per rispondere in qualche modo, anche in modo economico, al grande problema dei paesi che devono accogliere questi flussi inarrestabili di persone. Ecco, volevo chiedere, secondo lei, allo stato attuale, l'Europa ha qualche chance di riuscire a trovare un luogo dove sedersi, dove provare a fare un piano per fare sintesi? E poi questo piano Marshall ci sarà mai o qualcosa di simile? Allora, il ringraziamento resta per l'occasione di parlare di un problema estremamente importante che ci tocca tutti come individui nelle nostre coscienze e ci tocca tutti come membri della società in cui viviamo, cittadina, nazionale, europea, visto che siamo in Europa. La risposta cruda alla domanda se l'Europa sia in questo momento in grado di fare sintesi è no. E no, purtroppo, perché come noi vediamo
anche dalle notizie che giornalmente ci vengono date della vita europea rispetto a questa questione drammatica e ad altre, è di un'Europa litigiosa. È un'Europa che litiga, è un'Europa che bisticcia. Dispiace come italiano vedere che anche noi siamo purtroppo portatori di dispute, di litigi, anche quando non è strettamente indispensabile. Se noi leggiamo la storia dell'Europa, l'Europa nasce da una capacità di sintesi. Ecco, le parole osare la sintesi. Quando nel 1950 Robert Schuman fa la sua dichiarazione del 9 maggio, lui osa una sintesi tra vinti e vincitori, ma non vinti e vincitori solo della Seconda Guerra Mondiale, vinti e vincitori di quella grande guerra civile europea che inizia drammaticamente nei primi anni del Novecento e che segue secoli di guerre, di religione, eccetera. C'è una sintesi tra vinti e vincitori, c'è una sintesi che troppo velocemente abbiamo dimenticato tra diverse visioni del cristianesimo. L'Europa è promossa da uomini politici cattolici, Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, in tutti i paesi, si parla di Europa carolingia. Non dobbiamo dimenticare che quell'Europa carolingia, indubbiamente promossa da politici cattolici, inglobava immediatamente una componente importante in Germania, come nei Paesi Bassi, in Olanda, di Europa della Riforma, di Europa protestante. E il pontefice dell'epoca, Pio XII, sostanzialmente dà un esplicito via libera, quindi si osa la sintesi in quella fase. Poi l'Europa ha fatto molte altre sintesi, per arrivare anche a una delle più recenti, quando cade il muro di Berlino, di fronte a questi paesi dell'Est che scoprivano le libertà economiche e politiche, l'Europa occidentale, pur conscia della difficoltà di un assorbimento, apre e diventano immediatamente membri, non in una sorta di stanza d'attesa in vista di... Poi l'Europa ha perso questa strada e l'ha persa purtroppo di fronte a una delle grandi scosse che sta subendo. Una delle grandi scosse che l'Europa sta subendo sono le migrazioni. Poi possiamo ricordare la crisi economica e finanziaria, possiamo ricordare le guerre che circondano l'Europa, di fronte alle quali noi siamo sostanzialmente assenti, completamente ininfluenti. Anzi, preoccupati che magari un nuovo indirizzo nella politica dell'amministrazione americana ci obbliga ad aumentare le spese per la difesa o per la sicurezza. Ma di fronte alle migrazioni noi siamo incapaci all'evidenza di questa azione di sintesi. Un'azione di sintesi che richiederebbe una responsabilità, una risposta alla responsabilità storica. Ricordavo Robert Schuman, io invito sempre a rileggere quella dichiarazione. È un documento incredibile se si pensa all'attualità che ha tuttora. Per dirne una, nella dichiarazione di Robert Schuman si parla esplicitamente di responsabilità per lo sviluppo dell'Africa. Siamo nel 1950, sono passati 66 anni. Se l'Europa avesse risposto anche rispetto all'Africa all'invito di Robert Schuman dell'origine, probabilmente noi avremmo una situazione meno drammatica, perché i paesi da cui vanno via i migranti economici cosiddetti sono paesi in oggettive difficoltà. Fino agli anni 60 del Novecento si lasciavano regioni italiane ancora per emigrare verso altri paesi europei, verso l'Australia. Quanto tempo fa? 50 anni fa. Allora c'è una necessità di essere coerenti con le premesse, ma all'evidenza la politica non è capace. Un piano Marshall per questi paesi. Io penso che dovrebbe essere internazionale, non solo europeo. I paesi della parte del mondo
che sta meglio dovrebbero assumere una responsabilità nei confronti degli altri paesi, consci anche del fatto che, insomma, nel passato l'azione di sfruttamento è comprovata da dati inoppugnabili. L'Europa potrebbe farlo, potrebbe mobilitare delle risorse, potrebbe essere nel suo stesso interesse dal punto di vista anche economico, perché sostanzialmente sarebbero degli investimenti in aree del mondo che possono ancora crescere, mentre noi siamo a un tale livello, diciamo così, di sviluppo e sostanzialmente anche di benessere, grazie anche all'Europa Unita, a questi 65 anni di Europa Unita, che i nostri margini di crescita, come vediamo anche dai dati, insomma, quando si esulta per un prefisso telefonico trimestrale, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Allora facciamo crescere quelle aree del mondo che hanno realmente il margine di crescita con investimenti opportuni, in maniera che poi dopo anche le persone probabilmente si muoveranno in maniera diversa, i migranti economici. E poi ci sono i rifugiati, ma i rifugiati, la questione non si dovrebbe neanche porre, non è una questione morale, è una questione anche di obblighi giuridici da convenzioni internazionali. Il rifugiato ha diritto all'asilo. Non è che noi stiamo lì, controlli o non controlli, Dublino o non Dublino, hot spot o meno. Il rifugiato ha diritto all'asilo, naturalmente deve essere identificato, ma ha diritto all'asilo. Rispetto ai rifugiati ci vorrebbe un'azione di ampio respiro, perché fuggono paesi con regimi ignobili, fuggono paesi devastati dalla guerra, ci vorrebbe un'azione internazionale che ponga fine a queste piaghe, sappiamo benissimo quanto è difficile. Laddove non si sia capaci di fare questo, il minimo che si può fare è, come d'altra parte le convenzioni non a caso obbligano a fare, è accogliere il rifugiato. Ma rispetto al migrante economico si può intervenire. Diamo 3 miliardi tra le polemiche alla Turchia affinché si tenga lì le persone e non le mandi da noi. Non so quanto sia una soluzione praticabile nel lungo periodo, nel breve ci permette di dire che li abbiamo fermati. È un muro di denaro rispetto al muro fisico che viene elevato in altri posti. Ma per riuscire a fare di più, io credo che la ricetta sia solo una: smettere di rinfacciarsi i torti rispettivi. Chi rinfaccia non fate i controlli, chi rinfaccia non li volete accogliere, chi rinfaccia fate i muri di lì, chi rinfaccia voi li fate passare apposta dalla parte di là. Bisogna smettere, come un condominio. L'Europa è un condominio, se nel condominio si comincia a litigare perché non si fanno le cose fatte bene, alla fine non si decide più niente e il condominio finisce con l'andare in rovina. Noi dobbiamo ritrovare quello spirito, ma questo è il compito della politica e oggi la politica sta fallendo il compito. Noi siamo tutti elettori, che peso diamo nell'esprimere il nostro voto a questo tipo di fallimento? Faremmo bene a dar peso e soprattutto a guardare anche, come sappiamo bene, la trave che sta nei nostri rispettivi occhi, anche nazionali e politici, oltre che guardare con grande attenzione i travicelli che stanno negli occhi degli altri. Grazie. Ecco, a questo punto col sociologo Aldo Bonomi volevo, ecco, partire da alcune parole chiave che questo libro offre, che sono parole attorno alle quali l'arcivescovo ha costruito un lungo ragionamento. La prima parola è nel sottotitolo del libro, il meticciato, questa sintesi di culture nel quale viviamo immersi. E poi c'è questa questione dell'io in relazione, che chi segue il cardinale quotidianamente sa che è uno dei suoi punti cardine, quello dell'io in relazione, che è contrapposto all'io isolato, e secondo il cardinale questa capacità, questa necessità di stare in relazione con gli altri potrebbe essere uno strumento per vivere tutti assieme anche in un momento complicato come quello che stiamo attraversando, perché non è che le migrazioni sono un dato semplice dal punto di vista sociale, dal punto di vista della vita quotidiana, e nonostante questo il cardinale ci suggerisce
di provare a vederci sempre come collegati agli altri. E cita a scuola questo tema anche della società narcisistica. Non so se sono io, è il tuo. La società narcisistica dice che anche lo stato odierno della famiglia oggi riflette questo problema della società che invece si guarda solo allo specchio. Come vedi la situazione oggi? Pensi che ci sia una possibilità di imparare a stare in relazione con gli altri? Ma seguo il ragionamento del cardinale, una cosa che condivido molto, nel senso che lui dice il tema vero è il salto d'epoca. Si capisce, virgolette, la speranza e l'utopia del meticciato a fronte delle migrazioni, dei profughi, dei numeri citati prima e del dramma citato prima, se si inserisce questo fatto epocale dentro il salto d'epoca. Salto d'epoca che abbiamo già discusso anche nei dialoghi della vita buona, affrontando quattro temi. Il primo, salto dei confini, cioè è una dimensione epocale in cui la dimensione dei confini di quello che era il nostro, diciamo così, per la nostra perimetrazione tranquillizzante, gli stati-nazione, sono saltati. Questo è il primo ragionamento. Confini. Poi lo dice, ovviamente, l'altro tema è quello, è saltato la dimensione del ciò che è in comune, che rimanda poi all'io in comune e al tema della comunità rispetto a questo. Terzo tema, le migrazioni. E il cardinale introduce anche nel pamphlet un discorso che riguarda la potenza della tecnica, che è diventata, virgolette, una dimensione del presente che può tutto rispetto a questo. Quindi salto d'epoca. Dopodiché, lui dice, ovviamente siccome questo può sembrare un'eterotopia, mi è venuto in mente, dice lui, il discorso del meticciato nelle mie visite pastorali in Messico, e mi ha fatto venire in mente il mio amico sociologo De Masi, che cita sempre il Brasile come una dimensione di società del medesimo, sempre colpa del relatore, quindi come società, virgolette, del meticciato, dentro il quale le questioni migranti ed etniche non esistono da questo punto di vista. Esistono ovviamente problemi economici, di povertà, eccetera, ma quella questione non è una questione rispetto a questo. E allora mi viene in mente, potremo mai noi fare del Mediterraneo il luogo del meticciamento? Perché questa è la sfida dell'Europa dentro la modernità. Cioè il Mediterraneo che diventa luogo soglia, mentre invece oggi è una faglia, è una tomba. I numeri 4.600, 5.000 morti che sono lì dicono che è l'esatto contrario del luogo del meticciamento e dell'incontro. Questo è il punto, è la vera grande questione che secondo me questo pamphlet pone in termini di geopolitica e geoeconomia. E collegandomi al discorso sull'Europa, ma l'Europa non è solo adesso che ha perso il senso del tragico. Ricordo le parole di Delors, quando è scoppiata la ex Jugoslavia, è andata in frantumi, e nella ex Jugoslavia c'era già tutto quel discorso, perché quel discorso era scontro tra serbi, croati, li chiamavamo così con gli stati, ma c'era anche ovviamente la comunità maledetta del sangue, il suolo e delle religioni. Quello era il punto, e lì abbiamo cominciato a perdere il senso del tragico del Novecento. Senso del tragico del Novecento che abbiamo perso e che oggi ovviamente nascondiamo dentro un velo dell'indifferenza e dei muri. Ma questa è la vera tragedia, perché lo abbiamo fatto della tragedia del Novecento, di quelle guerre che rimandano poi a guerre ben più lontane, ben più profonde, un discorso di sintesi. Avremo mai la forza di fare il piano Marshall? Certamente il piano Marshall è, virgolette, l'eterotopia possibile. Dopo la guerra il piano Marshall è stato il luogo dell'incontro di quei meccanismi che si erano combattuti in profondità rispetto a questo. E da allora,
dopo arrivo al tema dell'essere in comune. Il problema è capire che il salto d'epoca è che siamo in una dimensione dei flussi. Non è più il problema solo capitale, lavoro, stati in mezzo, relazioni. I flussi, la finanza è un flusso, le transnazionali sono un flusso, le migrazioni sono un flusso. Non è più un problema di riequilibrio di un mercato del lavoro, perché molte delle migrazioni in Uganda o altro, certo ci sono stati di guerra che producono i rifugiati, ma attenzione, c'è la grande questione ecologica che desertifica interi territori, per cui la migrazione, come fai a distinguere? Dice, ma tu arrivi da una guerra o arrivi perché ti sei completamente desertificato il territorio? E quindi da questo punto di vista, la Laudato Si è un terreno di riflessione di questi temi, perché il problema sono problemi epocali, sono questi. Rispetto a te. Finisco. Io non uso, cardinale, il termine meticciato, io uso il termine sincretismo, che significa poi tendenzialmente l'eterotopia di mettere assieme due opposti che si credono tra loro incommisuratamente e non possono incontrarsi. Ok? Sincretismo. Io dico, facciamo questa operazione di sincretismo e quindi cominciamo a capire che ciò che pare, virgolette, non meticciabile, e invece è il destino a cui siamo, virgolette, che viene avanti rispetto a questo. E da allora, qui il cardinale usa un termine che io condivido molto. Il sincretismo e il meticciamento avviene nella misura in cui i due soggetti che si devono incontrare, nessuno dei due ha una pretesa veritativa, che poi è l'anima vera dei fondamentalismi, una pretesa veritativa. Ci si incontra non perché si presuppone che la propria identità è forte, ma ci si incontra sulla debolezza dell'identità. Fin quando il problema di fare sincretismo parte che uno e l'altro è convinto di avere l'identità forte, non ci si incontra. E io dico, e ho finito, poi arrivo al tema della identità. Perché io, la mia identità è un tantinello debole. Io ho un'identità di montanaro, di milanese, di italiano, di europeo un po' tantinello incerta. Da un po' di tempo in qua mi dicono che ho un'identità europea, ma da un po' di tempo in qua un tantinello incerta. Se poi guardo alla dimensione del salto d'epoca, sono dentro una totale incertezza. Dopo le elezioni americane ancora di più, e quindi sono un po', virgolette, debole. La mia identità sincretica è questa, ma è uguale a quella che a quello che lascia la sua identità e incomincia a costruire una sua identità con l'incontro qua. Quindi o ci si incontra su questo discorso, altrimenti il meticciamento non è possibile. Ultima battuta sull'io, poi torniamo sul narcisismo maligno. L'ultima battuta sull'io è questo. L'identità, diceva un grande filosofo del Novecento, Levinas, l'identità non sta nel soggetto, sta nella relazione. Questo è il punto nodale. O capiamo che l'identità non sta nel rinserramento dentro la dimensione del soggetto, dell'io o della dimensione geopolitica, ma sta nella relazione, altrimenti il meticciamento non è possibile. Allora, questo libro ha tantissimi spunti, c'è solo, insomma, ogni pagina si potrebbe parlare per ore. Prima di invitare Sua Eminenza qui sul palco, facciamo un altro brevissimo giro di domande. Ecco, in Europa si parla di muri, di fortezze, ci sono paesi che dicono da noi mai, tirano sui reticolati, e però il Cardinale tante volte ci ha ricordato che questo processo storico delle migrazioni è inarrestabile, ci può piacere o meno, ma non è una cosa che in qualche modo si può bloccare, anche se qualcuno lo dice per propaganda. Ci vogliono però delle politiche per andare avanti. Chiaramente il Cardinale nel libro scrive: non è un fenomeno arrestabile, però forse è un fenomeno che si può orientare, in qualche modo governare. Parla di una sana abitudine critica, invoca questa abitudine critica forse per
per vedere di mettere mano a questa cosa che non è che si può lasciare senza regolamentazione, perché le paure sono anche legittime da parte di chi si vede raggiunto da migliaia e migliaia. Solo qui a Milano, ne parlavamo prima, ogni notte dormono 3.600 persone che richiedono asilo, più quelle che sono per strada, quindi sono tante persone che la gente vede in giro e che suscitano anche delle paure. Ecco, quali politiche di integrazione si può immaginare per cominciare a gestire questo fenomeno? Intanto il senso del tragico si è perso, anche il senso del tirare sui muri. Leggevo il 16 di novembre è stato l'anniversario dell'erezione del muro di Varsavia. Ormai si parla di tirare su muri come se fosse la cosa più, anzi è un programma politico, lo si sbandiera come la cosa più convincente del proprio programma, senza pensare quali possono essere le conseguenze. Anche quel muro è stato con terribili sofferenze, però alla fine è caduto. Sì, ci sono tante persone qui. La questione non è tanto l'accoglienza, è sicuramente difficile l'accoglienza di queste persone in questo momento, però l'aspetto su cui bisogna iniziare a lavorare, si sarebbe già dovuto iniziare un anno fa almeno, è proprio quello dell'integrazione dei rifugiati, perché l'integrazione dei migranti economici è stata affrontata in maniera molto diversa, con alcuni hanno anche identificato dei modelli, il modello francese, il modello tedesco, il modello inglese, nessuno di questi modelli è assolutamente perfetto. Il modello italiano in qualche maniera non esiste, cioè c'è stata una immigrazione, se vogliamo, spontanea, diffusa. E sicuramente ora l'integrazione dei rifugiati è diversa, perché il rifugiato parte per una motivazione diversa e quindi già la motivazione in qualche maniera influisce sul modo in cui tenderà a diventare parte di quella della società che lo accoglierà. Il rifugiato scappa perché è costretto molte volte anche alle spalle delle esperienze traumatiche, ce l'hanno i bambini, ce l'hanno le donne, quindi nell'integrazione va anche tenuto presente questo, perché interventi di supporto psicologico. Noi abbiamo avuto 2 settimane fa un richiedente asilo eritreo che si è suicidato in Sardegna, un altro che si è suicidato a Messina. Queste sono cose di cui bisogna tenere presente. Non c'è un ragionamento in questo momento a livello europeo sui modelli di integrazione, non ci sono grandi studi, non ci sono analisi che possono essere confrontate. Ci sono molti studi anche a livello universitario sui flussi, ma non tanto sull'integrazione. Però ci sono delle azioni che stanno partendo dalla società civile, quello sì, dagli imprenditori in Germania, ma anche in Italia, anche in tanti altri paesi, e dai singoli cittadini. L'accoglienza nelle proprie case, già quello è un'idea, se vogliamo magari naif, però è un'idea di integrazione che passa dall'elemento fondamentale della casa, fra l'altro. E non è semplice perché deve puntare a trovare gli elementi culturali in comune, pensando però che quelle sono persone. Io ho avuto dei nonni esuli rifugiati, hanno passato tutta la loro vita a rimpiangere quello che hanno lasciato. Ecco, il rifugiato vive in questa condizione in molti casi, è difficile che tracci diciamo una linea netta. Molte volte vorrà tornare. Bene, anche se vorrà tornare, bisogna investire sull'integrazione, a partire dall'educazione dei figli, perché nel momento in cui si istruiscono i bambini da subito, e nel caso in cui ritornino, è difficile che a loro possa essere messo in mano anche semplicemente un fucile, un'arma per riprendere una guerra che magari si affaccia sempre in alcuni paesi. Grazie. Allora, la Carlotta Sami ha citato questa parola della cultura, e ricordo nel libro del Cardinale si parla a un certo punto dei rapporti che intercorrono tra gli stati europei, che sono rapporti spesso connotati da una valenza soprattutto economica. Tante volte ci ha parlato del potere delle banche, delle economie, delle multinazionali, ecco. E nel libro, ovviamente, Sua Eminenza invita a riscoprire anche una dimensione religiosa, non ideologica,
anche nell'affrontare questo problema dell'immigrazione. Ecco, io a Moavero vorrei chiedere se secondo lei, ecco, che ruolo può avere la cultura e il dibattito su questi temi per favorire il fatto che ci sia un'accettazione di questo fenomeno che ci attraversa, che attraversa la società. La cultura con la C maiuscola potrebbe avere un ruolo molto importante. Le culture con le C minuscole possono al contrario agire esattamente in senso antitetico. Il respingimento è figlio di una cultura identitaria che allontana il diverso. Le paure a cui lei stessa faceva riferimento e che tutti sappiamo esistere fra noi sono figlie di un timore culturale. L'arrivo di persone che provengono da culture diverse, da religioni diverse, da usi e costumi diversi ci spaventa. Non possiamo nasconderci che gran parte dei migranti, anche se poi le immagini che spesso ci colpiscono di più riguardano donne e bambini, ma gran parte dei migranti sono maschi, sono giovani, vengono da culture oggettivamente differenti. Quindi la capacità di assorbimento culturale o comunque di miscela culturale, per trovare un altro sinonimo fra i tanti che stiamo esplorando, sarebbe una sfida fondamentale. Non è semplice, perché noi sappiamo per esempio che in Europa, tanto per citare una delle tante contraddizioni che io trovo particolarmente stridenti, uno degli elementi che ha contribuito a creare la coscienza degli europei, soprattutto nelle giovani generazioni, è il programma Erasmus, citato e stracitato. Anche nelle analisi del voto in Gran Bretagna, i giovani hanno votato maggiormente che i meno giovani a favore del rimanere. Noi sappiamo però anche drammaticamente che i terroristi europei del terrorismo cosiddetto o anche non cosiddetto, semplicemente targato islamico, sono delle seconde o delle terze generazioni. Lo erano gli attentatori della metropolitana di Londra, lo sono gli attentatori di Parigi, i terroristi del Belgio, teoricamente molto multiculturale anche proprio nella sua origine nazionale. Quindi la sfida della miscela culturale è una sfida fondamentale, ineludibile, difficilissima. Io penso però che quello di cui stiamo parlando sia non una linea magari piena di curve, ma comunque continua, ma sia una linea estremamente segmentata quanto all'azione che va fatta. Noi non possiamo omettere di agire anche nei paesi di provenienza, perché quella nostalgia del migrante che anche molti italiani hanno nelle rispettive famiglie, i rifugiati da regioni lasciate, coloro che sono emigrati per motivi economici o anche per motivi politici, perché anche l'Italia ha vissuto le sue stagioni buie durante le quali si partiva anche per motivi politici. Poi mantengono un legame fortissimo con la terra d'origine e diciamo pure in buona sostanza non l'avrebbero lasciata se le condizioni non fossero state invivibili. Quindi ci vuole quell'azione che, scusate se lo ripeto, Robert Schuman teorizzava già 65 anni. Poi ci vuole un'azione vigorosa a livello internazionale contro il traffico di esseri umani, perché anche nelle contrade italiane del nord-est, del sud, del centro Italia giravano dei banditori che presentavano il Brasile come una terra promessa, quando poi sappiamo che i lavoratori partivano e si trovavano ad aver firmato dei contratti di sostanziale schiavitù trentennale. Ebbene, le analoghe figure ancora più sanguinarie che ci sono oggi nell'attuale traffico degli esseri umani devono essere combattute come uno degli elementi più odiosi della criminalità organizzata internazionale. Si diceva prima, è aumentato rispetto al passato, ma certo che è aumentato, perché purtroppo è aumentata
uso il termine odioso, la merce del crimine, gli esseri umani che vengano trafficati in questa maniera incredibile. Non è possibile che certi paesi che oggi non sono più stati, quando erano ancora stati, ma magari diretti da regimi non particolarmente democratici, attraverso il denaro trattenessero le persone da loro. Anche questo è traffico. È comodo, ci tiene lontano il problema da casa, ma l'elemento traffico rimane ugualmente. Bisogna combattere il traffico, bisogna combattere il rischio di tragedie, perché ci sono le tragedie del mare che toccano i grandi numeri, ma ci sono anche le tragedie della terra. Abbiamo dimenticato i camion fermati sui confini di Bulgaria oppure sulla rotta balcanica con dentro tante persone asfissiate perché viaggiavano in condizioni incredibili. Bisogna lottare rispetto a queste cose, ci vogliono dei canali umanitari. Il meccanismo esiste, è noto, è conosciuto, gli Stati Uniti lo hanno utilizzato. Quando le persone venivano via dal Vietnam c'era una mobilitazione che li accoglieva, ma non al largo delle coste di arrivo, al largo delle coste di partenza. Allora quel tipo di mobilitazione, perché le nostre coscienze non sono più in grado di farle? E perché, scusate se torno sulla domanda, perché chi ha responsabilità politica e in particolare responsabilità politica di governo non è in grado oggi in Europa, ma da quel che sentiamo, vediamo e abbiamo sentito anche altrove, le voci vanno piuttosto nel senso di non assumere questo tipo di responsabilità. Questo io credo sarebbe il grande cambiamento culturale, un cambiamento culturale di coscienza che porti al cambiamento culturale nell'azione. Ma il cambiamento culturale di coscienza può anche venire dal basso. Quella mobilitazione di società civile, di volontariato, che permette di arrivare a tanti buoni risultati, non può poi astenersi quando arriva il momento delle urne e quando il sistema democratico porta all'elezione di chi poi sarà chiamato ad avere responsabilità di governo. Bisogna ricordarsene anche in quel momento. La volontarietà individuale di assistenza, che è assolutamente commendevole e lodevole, non può essere dissociata dalla capacità e dalla volontà politica di esprimere in quanto elettori attraverso i meccanismi democratici delle personalità di governo che abbiano quel stesso coraggio che abbiamo visto in epoche passate avere altri. Vogliamo fare il piano Marshall? Dobbiamo avere un Marshall. Vogliamo fare la mano tesa sul Reno tra nemici secolari? Dobbiamo avere un Robert Schuman di qui e un Konrad Adenauer di là. Vogliamo agganciare l'Italia alla comunità del carbone e dell'acciaio, quando il carbone in Italia ce n'era pochissimo e acciaio ancora meno? Dobbiamo avere un De Gasperi che sa che cosa significa vivere in regioni frontaliere divise. Dobbiamo dotarci di personalità politiche di governo che siano degne del nome personalità e non solo del nome persone, e che siano in grado di portare avanti non litigi. Tutti siamo capaci a litigare, francamente non è difficile, anche nel traffico cittadino si può litigare molto facilmente. Più difficile lasciare la precedenza, più difficile fermarsi quando vediamo uno sulle strisce, fermarsi, nessuno lo mette sotto, però fermarsi in tempo e con gentilezza e con cortesia. Ecco, riacquistare questa capacità di esprimere democraticamente quel nostro sentimento di coscienza civile che magari molti di noi sono in grado di esprimere a titolo volontario nel loro impegno personale. Allora forse ci sarà il cambiamento culturale e la cultura diventerà quell'elemento di mutazione che tutti auspichiamo che sia. Allora, abbiamo parlato molto di Europa, di Africa, però siamo a Milano, quindi mi piacerebbe parlare un secondo di questa città che negli ultimi 3 anni, mi piace dirlo perché è un numero importante, ha visto transitare 120.000 rifugiati, richiedenti asilo, a vario titolo, profughi, ormai si sprecano le definizioni. Ed è una città nella quale comunque le istituzioni hanno in qualche modo fatto fronte egregiamente al lavoro, sollecitando anche poi, diciamo, nella città quell'essere in relazione che tante volte il Cardinale ci ha,
ci ha ricordato. E a volte ci sono delle parti delle istituzioni o delle parti politiche che invece strumentalizzano la questione immigrazione, e questo crea dei problemi in quelle periferie, non solo umane, proprio le periferie. Il Cardinale parla spesso delle periferie umane, ma anche nelle periferie fisiche nostre, dove si parla spesso della guerra fra poveri. Ecco, Aldo Bonomi, lei che nelle periferie ci lavora tanto, le ha studiate, le ha raccontate nei suoi libri, lei è spesso alla Casa della Carità, che è appunto vicino a quella via Padova di cui si parla tantissimo in questi giorni, che è un quartiere dove la presenza dell'immigrazione a ciclo continuo, ogni 2 o 3 anni, fa scatenare il pandemonio. Ecco, questo rischio della guerra fra i poveri esiste e aumenterà ancora di più perché ci sono adesso anche i profughi da gestire? Arrivo su Milano, eh. Io come soluzione al sottotitolo del libro Il metricciato tra realtà e speranza ho una sola risposta molto debole. Io credo che per far diventare il metticiato realtà e speranza bisogna mettersi in mezzo, questo è il punto vero. E anche rispetto alla tematica politica che condivido in toto, il problema è recuperare la capacità di mettersi in mezzo, che significa anche poi mettersi in mezzo quando vai a votare, totalmente d'accordo. Perché se no i piani Marshall non ne avrai mai. Però mettersi in mezzo cosa significa? Significa capire che siamo dentro dei processi, per usare una terminologia non del cardinale ma di un filosofo, mio amico che ha Agamben, di una comunità che viene. Il meticciamento è una comunità che viene, non è la comunità dell'oggi qua, a differenza del Brasile. Qua non è la comunità dell'oggi. Uno dice, indica questa visione, questa soluzione possibile, la comunità che viene. Ma per costruire la comunità che viene, i processi che bisogna prendere in considerazione è che non tutta la voglia di comunità di cui parla Bauman mica sempre precipita nell'esercito dei buoni, dopo è scontato che qui stasera su questo tema siamo più o meno tutti d'accordo, insomma, ci sentiamo un po' buoni stasera, no? Siamo qui poi con l'ONU, eccetera, figurati, siamo tutti in sintonia. Il vero problema è che la voglia di comunità precipita anche in quella che io chiamo la comunità del rancore, che si consolida e si coagula contro l'altro da sé. Ma contro l'altro da sé, che non c'è bisogno di evocare solo l'etnia e il razzismo. Ma l'altro da sé significa anche la guerra tra gli ultimi. Mi diceva un responsabile Caritas che ho intervistato ultimamente, prima di tutto alcuni dati dove bisogna mettersi in mezzo. Se prima il rapporto tra fruitori dei servizi e dei bisogni era 70 migranti e 30 italiani, oggi molto spesso siamo 50 e 50. E il rancore dove si scatena? Il rancore si scatena, ma perché tu hai fatto fare la doccia prima al nero che a me? Chiaro il discorso? Quindi per la doccia non è un problema, cioè il rancore si scatena lì e ovviamente c'è una dimensione di imprenditori politici del rancore, diciamo. Questa è una grande questione aperta. E lo dico dicendo che a mio parere questa è la questione principale. Il problema non è raccontare quanto noi siamo buoni. Lei più di me. Siamo in grado di scrivere libri, racconti, eccetera, elencando l'esercito dei buoni. Il problema è che se noi siamo in grado di scomporre e ricomporre il rancore. L'ho detto altre volte anche al cardinale. La cosa che mi ha colpito, ad esempio, facendo ricerca sul fondo famiglia e lavoro, che anche tra gli operatori, usiamo nostri o vostri, insomma, c'è qualcuno che mi poneva il problema,
ma perché anche a loro? Quindi noi dobbiamo scomporre e ricomporre il rancore. Questo è poi tutto il dibattito che diventa colto sulla post-verità, le emozioni, eccetera. Scomporre e ricomporre il rancore. E quindi il vero, la vera grande questione in primo luogo è questo. Il luogo delle periferie è la periferia è molto più in periferia il rancoroso che il bisognoso. È chiaro? Quindi noi dobbiamo svuotare e competere con la dimensione del rancore. Per fortuna c'è, e Milano è un dato di fatto, una buona comunità di cura che si è messa in mezzo. Però dal mio punto di vista, ogni volta che qualcuno pensa che è facile vincere mettendo la comunità di cura da una parte in competizione con quella del rancore, tragicamente ho sempre visto che vince il rancore. Questo è il punto vero rispetto a questo. E quindi, ad esempio, lo dico visto che c'è del corno, stiamo attenti anche a, virgolette, cercare di tacitare il rancore dall'alto, dicendo che ci vuole l'esercito. L'esercito è necessario, non solo uno che dice che è contro. Se serve per il controllo, ben venga l'esercito rispetto a questo. Ma l'esercito arriva dopo 10 operazioni di, virgolette, relazioni sociali che devi costruire, e ovviamente quando tu hai costruito tutto il possibile, poi è chiaro che il controllo e la repressione è necessaria per le forme di convivenza. E anche l'uso della forza, non c'è dubbio. Ma questo è un punto dirimente rispetto a questo, per arrivare a questioni nostre. Ma non basta solo questo, che fin quando non mettiamo assieme la comunità operosa, il piano Marshall, perché poi questo è il punto vero, comunità del rancore, comunità di cura, che da solo non basta. Chapeau a Maiorino, perché... Però Maiorino e le Caritas che cosa hanno fatto in questi mesi? Hanno fatto la protezione civile, scusate, hanno fatto questo. Attualmente siamo in una situazione di protezione civile, come quando c'è il terremoto. C'è la faglia e ovviamente interviene la protezione civile. Ma il problema è come ricostruisci e come vai avanti usando la metafora del terremoto. E ovviamente io credo che Milano, se è vero quello che si dice, e che voi giornalisti, noi giornalisti diciamo che Milano è l'eccellenza, il turismo, l'innovazione, perfetto, faccia un passettino in più. Convochi anche quello che il governo centrale non è in grado di fare, una conferenza nazionale sul tema delle migrazioni tra le città e i profughi, e recuperi, se è veramente, virgolette, la capitale morale, una dimensione di qualcuno che viene avanti, ponendo il problema non solo della protezione civile, ma il problema di come si esce da questa situazione. Io non ho le soluzioni, dico solo che bisogna mettersi in mezzo e avere un po' più di visione, e Milano può avere il coraggio di fare questa cosa. Oh, Eminenza, abbiamo parlato tanto a partire dal suo libro, che in effetti è pienissimo di argomenti e ha anche alcuni capitoli come quello sull'Islam e il fondamentalismo, il terrorismo, che espone delle tesi che io le ho sentito dire poco in pubblico in questi anni. Le chiederei innanzitutto di raccontarci che cosa ha pensato mentre noi parlevamo, e che cosa le ha stimolato tutto questo dialogo. A dire il vero, io avrei dovuto intervenire solo per dire grazie, perché quel poco che avevo da dire su questi temi è scritto lì, quindi comprate il libro, c'è qui l'editore, quindi innanzitutto grazie ai relatori che sono stati per me di molto stimolo, grazie all'editore che ha voluto pubblicare questo volumetto, grazie al Centro Culturale di Milano che ha ospitato questo dialogo, e grazie anche agli uomini della comunicazione della diocesi che hanno promosso l'incontro. Ci vorrebbe tempo per riprendere molti dei temi che sono emersi, tutti di grande interesse, da taluni dati, talune
precisazioni numeriche che per esempio a me non erano così chiare, alle sottolineature circa la necessità di passare con decisione a dinamismi integrativi, che sono poi sempre inevitabilmente dinamismi culturali, perché la cultura non è quella dei libri, come diceva il grande Maritain, la cultura dei libri è una cultura di secondo grado, la cultura, come ha detto in quel bellissimo discorso all'UNESCO Giovanni Paolo II, è un fatto di esperienza, che uno per il fatto stesso di vivere giudica, si rapporta, si relaziona, dopo può anche riflettere in modo sistematico e critico. Quindi le sollecitazioni del professor Moavero e anche le molte provocazioni, come nel suo stile, di Aldo. Io partirei proprio da lì, perché ho usato la parola meticciato e non sincretismo, perché ho difeso, tra virgolette, la pretesa veritativa delle religioni. Forse questo può dare un'idea del mio intendimento. Cioè, il meticciamento, che giustamente Aldo identificava come una strada inevitabile all'interno del processo che sta capitando, non può e non deve giungere al sincretismo, se interpretiamo il sincretismo secondo la categorizzazione abituale, no? Perché il sincretismo, soprattutto se è assunto in termini prescrittivi come scopo, provoca alla fine più rotture di quanto non possa risolvere, mentre il meticciamento è un dato. Cioè, tu stesso hai parlato spesso di processi, e questo è proprio un processo che hai nato. Cioè, questa idea mi è venuta a Guadalupe, ma mi piace che hai citato il Brasile, perché una volta mi trovavo in Brasile nel 66 a San Paolo, nella Nyanga Baú, la grande piazza centrale di San Paolo, e siccome dovevo aspettare due amici che arrivavano con l'aereo la sera, mi sono seduto un caffè lì e mi aveva impressionato già nel 66 veder passare uomini le cui forme rivelavano il misto dell'indios, del nero, del tedesco. Allora parlavo di cosmopolitismo, insomma. Ecco. Ma l'idea mi è venuta a Guadalupe, dove il dinamismo è del tutto naturale, come tu hai detto, ma ho cominciato ad usarla quando, da patriarca di Venezia, sono stato invitato in una parrocchia che era diocesi prima, lì avevano trovato nell'archivio parrocchiale l'atto notarile di costituzione della diocesi, e allora la professoressa di lettere delle medie inferiori aveva tutto in lingua veneta, come dicono loro, non dicono dialetto, cioè aveva ritrascritto il tutto in una specie di dramma di rappresentazione, e aveva messo un gruppo di un'ottantina di ragazzi e di ragazze di prima, seconda, terza media a riproporre questo. Tutto in perfetto lingua veneta. A un certo punto mi sono accorto che c'erano due neretti di là, tre asiatici di qua e due o tre che venivano e che parlavano la lingua veneta alla perfezione. Quindi lì era un piccolo esempio che mi ha ispirato nell'idea. Quindi la cosa poi si è legata alla possibilità di fare il centro Oasis, che mi è venuta anch'essa da una provocazione molto dura da parte dei patriarchi dei sette riti cattolici che ho incontrato a un pranzo a Damasco, come ero rettore del Laterano, e loro dicevano: cosa fate voi? Non fate niente per noi, non ci date una mano, noi siamo considerati da voi, anziché dei cristiani, dei cittadini a pieno titolo di questo territorio, perché siamo arrivati sei secoli prima dell'Islam, siamo state le minoranze, voi vi riempite la parola
la bocca di questa parola minoranza, che intanto ci trascurate. Io tentai di dire agli esi, vabbè, ma non abbiamo neanche le encicliche del Papa, non abbiamo neanche... Io ho detto, beh, ma c'è, avete l'inglese, usate sì, ma chi lo parla l'inglese? E allora da lì mi provocarono a fare qualcosa, venne prima l'idea a Roma di fare questa rivista Oasis, poi non ci furono le condizioni, ma arrivato a Venezia invece le condizioni sono venute, è nato il centro, eccetera. Ecco, e lì ho capito una cosa che Aldo ha detto e che anche il professor Moavero ha detto, cioè vale a dire che lo stare in mezzo, che poi è la traduzione italiana di interesse, stare in mezzo a quella roba lì, non è una cosa così brutta o così cattiva, se è ben interpretata, che bisognava giocarsi, insomma, e bisognava aprire l'orizzonte della Chiesa, come dice oggi il Papa, la Chiesa in uscita, soprattutto la Chiesa particolare in uscita, a questi mondi, altrimenti pretendere che tutti vengano sotto il campanile o che tutti vengano a suonare il campanello, oltre ad essere una pretesa, è abbastanza inefficace, non conduce in realtà da nessuna parte. E allora lì ho imparato che queste nostre comunità cristiane molto provate in Medio Oriente, in altri mondi, eccetera, stanno in mezzo da sempre. Mi diceva una volta il patriarca Shabbat, Gerusalemme è la terra del venerdì santo permanente, la grande espressione di Unamuno, no? Che il venerdì santo si prolunga lungo tutta la storia e tiene dentro tutta la questione degli esclusi, degli emarginati, dei sofferenti, a cui bisogna aprire la speranza del paradiso, della vita eterna, perché non dimentichiamo che la vita eterna non sarà fatta di spazio e di tempo, ma sarà fatta di relazione, cioè la relazione sarà il contenuto del paradiso, una relazione che scavalca ogni spazio e ogni tempo, così come che so io, la sposa che ha lo sposo che lavora in Sudafrica è in relazione, anche se non ce l'ha lì spazialmente, se non ce l'ha lì temporalmente. Quindi, diciamo, perché dico queste cose? Perché il libretto, che riprende taluni testi, salvo gli ultimi due, sono forse inediti, mi pare, taluni testi scritti nel tempo, vuol rendere conto con un minimo di organicità, che speriamo non sia troppo difficile, sono sempre accusato di essere difficile, sempre, però ho qualche elemento di difesa da questo punto di vista, che in genere uno reputa facile e intelligente un relatore che dice le cose che lui sa già. Allora, quello lì è bravo e intelligente. Quando uno è costretto a pensare un po', allora è difficile, ma comunque una stupidaggine, un particolare. Allora, il secondo stimolo che mi viene sempre da Aldo è la questione delle religioni, a cui io tengo molto, e in particolare il diffondersi a macchia di d'olio di questa tesi che le religioni, soprattutto le religioni monoteiste, sarebbero per forza di cose causa di violenza. Il discorso di Asman con il Mosè l'Egizio, cioè, rimonta, mentre il politeismo dei valori sarebbe il luogo del possibile confronto, della possibilità. Ecco, voglio dire, mi preme dire questo, che la pretesa di verità assoluta delle religioni si capisce solo quando si comprende, si sperimenta e si tocca con mano all'interno della propria vita, dei propri rapporti, che cos'è la verità. E questo è un problema fondamentale per l'Islam di oggi, il rapporto verità-libertà. Ma dobbiamo prima di tutto riviverlo noi e ripensarlo noi. La verità non è anzitutto un insieme di proposizioni logiche ben articolate, anche se la Chiesa utilizza il dogma come alveo entro cui mantenerti in vista di una comprensione della verità, ma la verità
è vivente e personale, è una presenza che viene al tuo incontro e quindi come tale non forza mai la tua libertà, non la piega ad un interesse. Ora, questo problema è aperto anche nel mondo cattolico, perché c'è una dialettica tra dottrinalismi, concettualismi e dall'altra parte praticoneria che è molto, molto forte, insomma. Quindi in questo senso io credo che se noi concepiamo adeguatamente il concetto di verità, abbiamo un terreno di lavoro comune con l'Islam, lo troviamo, perché diciamo la religione non è il nervo e la sostanza della nostra esperienza. La nostra esperienza è l'esperienza dell'avvenimento, del giocarsi storico di Dio, abbiamo in comune con i nostri fratelli ebrei, del giocarsi storico di Dio, così che noi siamo figli di un Dio incarnato, di un Dio incarnato che ci accompagna nel quotidiano. È venuto per essere via, verità e vita. Allora, se noi viviamo la verità in quest'ottica come necessariamente correlata alla libertà, non solo spalanchiamo la libertà a 360 gradi e respiriamo anche di fronte ai processi e fenomeni più tragici, più dolorosi, come quelli nei quali siamo noi europei relativamente immersi, ma diventiamo realmente capaci di quello stare in comune che è così necessario a livello della comunità cristiana e a livello delle religioni in generale in maniera massima, ma è assolutamente indispensabile e decisivo a livello della edificazione della società civile. Senza questo la società civile non vive, ma l'aveva già visto Aristotele quando parlava di amicizia civica, quando parlava di filia, diceva che la società civile. E mentre le tue suggestioni le ho trovate molto importanti, proprio, e qui riprende, sono molto grato a professor Moavero per la ripresa del grande trio che ha dato vita all'Europa, soprattutto di Schumann, dicevo, sono molto importanti dal punto di vista del riconoscimento che, per quanto abbiamo mondovisioni diverse, e questo si vede ormai non solo in Europa, tuttavia dobbiamo vivere insieme. Maritain l'ha già detto nel 1947 nel suo celebre discorso all'UNESCO: è inutile sedersi intorno al tavolo e tentare di mettere insieme delle visioni del mondo che contengono degli elementi strutturalmente antitetici, ma partendo dal bisogno sociale pratico dell'essere insieme, trasformare una scelta politica e costruire decostruire la comunità, tra virgolette, del rancore per ricostruire una comunità fraterna, no? Ecco, da questo punto di vista, secondo me, il cristianesimo ha molto futuro davanti. Io non ho mai insistito sul tema delle radici cristiane dell'Europa, non perché lo voglia sottovalutare, ma perché il problema non è vivere un fossile, il problema è guardare avanti, no? Ecco il sottotitolo di cui, e anche il titolo, ringrazio l'editore che l'hanno trovati loro, cioè il tema della speranza, dell'apertura al futuro. Dico che dobbiamo averla, questa speranza. Questo però domanda al cristianesimo di vivere il suo assoluto prima di tutto nei termini di un corretto rapporto tra verità e libertà, e quindi non in termini dottrinalistici o in termini moralistici, ma in termini sostanziali. È l'incontro con la persona del Figlio di Dio incarnato, e poi in secondo luogo accettando la sfida di una continua reinterpretazione culturale della fede. Come diceva Blondel, dalla tradizione, diceva che la tradizione è un fatto pratico, è un fatto di esperienza che viene
avanti, non è il portar fuori degli enunciati. Quindi questi sono, per rispondere alla domanda della nostra bravissima giornalista, che ringrazio, perché è una delle poche discussioni di presentazioni a cui ho partecipato in cui i relatori hanno letto il libro e il conduttore l'ha letto, e quindi questo dà una certa soddisfazione, almeno qualche piccolo numero di lettori, come diceva Manzoni, l'abbiamo già avuto, no? Ecco, quindi questo è, cioè, si potrebbero dire moltissime altre cose. Sono contento che si è parlato tanto di un simile piano Marshall, e condivido molto l'idea che deve essere internazionale, non può essere solo europeo. Però qui ritorna la questione: chi si mette di mezzo perché questo avvenga? Chi? Insomma, non mi ricordo. C'è questo autore coreano che ha definito l'Europa, che insegna in Germania però, che ha definito l'Europa la società della stanchezza. E non ha mica tutti i torti, Questo lo vediamo bene con i giovani, che sono però più brillanti e preparati di quanto non pensiamo. Io li provoco sempre quando li incontro dicendo: è finito il tempo in cui la sera, dopo che rientrate, vi sedete in poltrona con due o tre amici, dopo averci bevuto abbastanza nell'happy hour, prendete in mano il whisky, si mette la televisione, si parla dell'Afghanistan, dell'Iraq, eccetera, e voi lì tirate fuori la soluzione del problema in un quarto d'ora, e così e cos'è. E noi europei siamo così, non siamo più capaci di giocarci, non accettiamo più che non si può non passare dalla sofferenza dalla prova, perché la felicità assume un volto concreto, non si può non passare. Questo vale a livello dei rapporti affettivi, vale a livello delle famiglie, dell'educazione dei figli, della cultura del lavoro che sta cambiando, vale per lo stile del riposo, nel modo, ecco. Quindi a me questa idea qui, che si possa fare una sorta di stati generali sull'immigrazione, piace molto, insomma. Io penso che la Chiesa milanese sarebbe pronta a collaborare se le istituzioni del lì, ecco, benissimo. Questo sarebbe anche una cosa iniziale, non è mica siamo in grado noi di risolvere problemi così complessi. Quindi la questione dell'Europa, io se riesco farò il discorso di Sant'Ambrogio su Milano e l'Europa, so ancora se ce la farò, ma se riesco lo faccio. Però dobbiamo assumerlo come un problema. E, vedendo appunto Bagnoli qui davanti, mi ricordo che già negli anni 70 c'erano dei gruppetti al sud che parlavano della necessità che l'Italia assumesse la leadership del Mediterraneo. L'avessimo fatto 45 anni fa, l'avessimo fatto, e invece purtroppo non l'abbiamo fatto. Insomma, facciamolo adesso. Ecco, l'altra cosa, l'ultima cosa su cui concludo è questa, cioè questa la voglio dire a tutti, ma in particolare a chi pratica la fede cristiana. Uno degli elementi per cui la Chiesa attraverso, in Europa, attraversa un tempo di prova molto duro, che grazie a Dio ho trovato nel Papa un antidoto molto forte, è che noi non vediamo più le implicazioni antropologiche, sociali, morali, cosmologiche dei misteri della fede. E quindi, infatti, nel 34 l'allora giovanissimo Paolo VI disse questa cosa qui: mi spaventa il fatto che la cultura ha già messo alle spalle Gesù Cristo, nel 34. Arrivato a Milano percepì questo dato e cominciò a parlare del fossato tra la fede e la vita. E noi oggi siamo in mezzo a questa situazione. Certamente la pratica cristiana si è ridotta, però è molto più autentica, molto più seria, molto meno convenzionale. Quindi, ma
È come se quando uno esce dalla messa ragionasse secondo una mentalità dominante e confusa e non si vede come ciò che lui considera vitale è criterio e principio di giudizio, criterio e principio di valutazione, e quindi diventa fattore di cultura e di comunione. Ecco, invece bisogna ritornare su questo, ma purtroppo lo si fa molto poco per quanto riguarda il mondo cattolico, lo fa molto poco anche la teologia. Cioè, per esempio, la difficoltà a pensare alla differenza sessuale come una dimensione interna all'io ha certamente a che fare con la rinuncia a pensare alla Trinità, perché la Trinità è stato il veicolo attraverso il quale in Occidente è entrato massicciamente il tema della differenza. Oppure ho avuto occasione di leggere quest'estate un piccolo saggio di 5 pagine di Guardini, il quale dice che la società civile potrebbe trovare un modello di comportamento proprio guardando la Trinità, perché è il luogo in cui la sostanza stessa di Dio è in comune ai tre, ma nello stesso tempo la differenza è insuperabile. Allora lui dice la società civile deve essere un luogo che tende al massimo di comunione rispettando la sacralità del singolo. Cioè, sono battute fatte così, ma se ci fosse un lavoro organico e se noi cristiani andassimo a fondo a questa esperienza, allora sì, potremmo aiutare a fare fino in fondo i conti con la necessità di ripensare il rapporto tra verità e libertà che hanno in maniera massiccia tutto il mondo islamico come tale, la capacità di uscire da una lettura puramente letteralistica del Corano e anche la capacità di trovare dall'interno del loro mondo l'antidoto al fondamentalismo e al terrorismo, perché il fondamentalismo e il terrorismo vengono dalla secolarizzazione, come il nostro problema viene dalla secolarizzazione. In questo senso dire noi e loro è sbagliato, cioè la cosa ci attraversa.